Partiamo con una premessa che non penso di aver mai fatto ad inizio di un episodio di IDDG. Probabilmente questo sarà uno degli episodi più negativi di qualsiasi mia serie, presente, passata o futura, su God of War. E purtroppo non sarà il più negativo, perché ce ne sarà di strada da fare per arrivare a quel punto. Voglio metterlo in chiaro perché, come noterete, questo episodio non sarà molto focalizzato sull'esprimere pareri positivi rispetto a quello che vedremo, ma in special modo rispetto ad una particolare scena di cui tratteremo a breve. Consegnate le biglie a Loki, i due giovani Jotnar si preparano a tornare al sicuro presso l'accampamento di Buda, ma non prima di aver sbrigato alcune faccende per aiutare la pittrice. Loki parla già di rivederla, almeno dopo il Ragnarok, anche se sino a quando Dino sarà in vita, lui non potrà rivelare a nessuno dell'esistenza del bosco di ferro, perché anche Boda stessa teme ancora la potenza di Asgard. Nel tornare verso l'accampamento, scopriamo dell'esistenza di qualcun altro nel bosco di ferro e stiamo parlando di una persona che Angraboda conosce bene. Dicevo sul serio prima. Lo sai? I tuoi dipinti sono eccellenti. Cerchi di tirarmi su. Già. Funziona. Richiedimelo tra... Era ora, miseria! Maledizione. Chi era quella? Grilla. Lei. No. Grilla è un'altra Jotnar e Angraboda la conosce. Quindi non è la sola Jotnar rimasta in vita, ma sinora Angraboda non voleva minimamente parlare di Grilla e c'era un motivo ben valido. Dirà che non va. No, non riesco a sentire niente. Non c'è niente da sentire. Grilla gli ha rubato l'anima. Sai dove vive? Che cosa vuoi fare? Ho sepolto troppi lupi quest'inverno. Chiaramente Loki è in cerca di guai, ma lo si può biasimare? Praticamente, Grilla tortura gli animali che incontra e li priva della loro anima. Quel che rimane dell'animale in vita senza la sua anima è un guscio vuoto incapace di volere. Angreboda ci svelerà a breve cosa spinge Grilla a questa scelta, ma credo sia opportuno discuterne adesso, e anticipare anche che Grilla è la nonna di Angry Boda, una nonna che non è assolutamente in buoni rapporti con sua nipote. Dietro le azioni di Grilla, Lì c'è la ricerca della libertà, della fuga dalla condizione nella quale si sono ritrovati gli Jotnar dovendo fronteggiare Odino. Infatti, Grilla utilizza le anime degli animali solo per puro intrattenimento, per poter provare sulla sua pelle le sensazioni positive vissute dagli animali poter correre e sentire il vento sul suo corpo, poter viaggiare guardare luoghi lontani sentirsi magari al sicuro e protetta e amata, queste sono le sensazioni che Grilla cerca, facciamo un paio di osservazioni però prima di proseguire chiaramente per separare le anime Grilla sta utilizzando lo stesso metodo che hanno usato gli Yotnar rimasti in vita per scappare nelle biglie, può separare l'anima dal corpo esattamente come il padre di Angerboda ha fatto per i suoi simili, la sola importanza Tante differenze è appunto il fine di tale pratica. E Angraboda ci svela anche che, se Grille è rimasta qui in vita, è proprio perché lei non credeva nelle idee del padre di Angraboda, il quale era pronto a seguire il destino indicato senza fare alcuna obiezione. Inoltre, questa tecnica della separazione dell'anima dal corpo, in realtà l'abbiamo osservata. Era il dettaglio che ho mancato di analizzare nell'episodio precedente, dicendo che sarebbe arrivato un momento più adatto per farlo. Dello scorso episodio non abbiamo parlato del momento nel quale Angreboda nota che Loki ha infuso un'anima nel suo pugnale, e lui non ne sapeva assolutamente nulla. Questo è accaduto quando, alla morte di Fenrir, Loki ha canalizzato l'incantesimo necessario per separare la sua anima dal corpo. Si tratta forse di una dote, potremmo dire quasi nata negli Jotnar, o forse di una predisposizione che va affinata. Ma questo ci consente anche di capire qualche informazione in più sulle anime. Intanto, sono ovviamente separate dal corpo, ed il corpo non ne ha bisogno per sopravvivere, come già notato. Se Grila le cerca per ottenere sensazioni, questo vuol dire che le anime nei Nuovi Regni sono degli agglomerati di sensazioni, perché contengono tutta l'esperienza fatta in Vita. Non è chiaro come funzioni la riproduzione delle anime, ma possiamo presumere che queste anime mantengano la propria identità anche se inserite in corpi diversi da quello nel quale sono nate? A questa domanda avremo una risposta certa, ma per adesso possiamo presumere che sia effettivamente così. Ma andiamo a cercare Grilla. A detta di Loki deve pagare per quanto accaduto. E adesso arriviamo a quello che dovrebbe rappresentare un momento fondamentale per collegare le vicende precedenti di Loki e queste nuove avventure. Se non fosse che, come vedremo, si otterrà l'effetto opposto. Arrivati nell'enorme casa di Grila, che Ancriboda conosce abbastanza bene, si comincia a cercare il lupo che stava maltrattando Pocanzi. Ma si finisce con il trovare un serpente privo di anima. E attenzione adesso. Non possiamo farci nulla. Tienimi questo. Che cosa vuoi? Non è che c'è un gigante che ami di meno. Per caso. Cosa? Lascia stare. Ecco, questa. No! Non farlo. Hai detto che avrei saputo cosa fare. Sì, ma non subito. Io te le ho appena affidate. Lo so. Ma... Non si nasconderanno per sempre. Giusto? Da dove partire? C'è un serpente senza vita dinanzi a noi. Angreboda ha da poco consegnato le anime degli Jotnar a Loki e Loki, se abbiamo capito bene, vorrebbe infondere un'anima dentro il serpente e ridargli la vita. Ma perché? Nel senso, cosa dovrebbe accadere facendo una cosa simile? Si ridarà la vita ad un serpente? Ed è possibile? Non ci saranno dei problemi? È una cosa fattibile inserire l'anima di uno Jotnar dentro quella di un animale? È come si fa del resto? E se la cosa fosse possibile, mi permetto di dire: ma perché non mettere l'anima dello Jotnar in un corpo Jotnar? Perché non ridargli la vita in un nuovo corpo? È una cosa infattibile? Perché scegliere di fondere l'anima senziente con un corpo limitato quale quello di un serpente rispetto a quello di uno Jotnar? Loki non sa veramente cosa sta facendo, non ha idea se questo piano abbia la benché minima possibilità di riuscita e non ha idea tanto meno, se lo Jotnar nella biglia vorrebbe una cosa simile. E del resto, che reazione avrà questo Jotnar una volta scoperto di essere tornato in vita nel corpo di un serpente? E non c'è bisogno di negare che quel serpente abbiamo capito chi sia, ma di questo parleremo fra poco. E non possiamo lasciarlo morire. Ne sei sicuro? No. In effetti non conosco questa parte. L'ho già evidenziato questo aspetto che denota la mancanza di preparazione di Loki e alla fine forse questa scena deve essere vista veramente come una ragazzata, come qualcosa di avventato e insicuro, esattamente quanto l'incontro con Freya. Paradossalmente, questa scena non caratterizza male Loki perché ha sempre compiuto delle azioni simili. Questa è solo l'ennesima di una fila che proseguirà in futuro. Ma quel che dovrebbe rappresentare la scena non fa che rovinare il personaggio che sta per nascere adesso. D'accordo. Insieme, allora. Mm.

Carina l'idea di far formare una sorta di cuore con le loro mani mentre fanno nascere, ormai possiamo dirlo, il serpente del mondo. Ma i problemi di questa scena non fanno altro che dimostrare ancora una volta come il serpente del mondo sia diventato un personaggio inutile in questa avventura. La nascita del serpente del mondo in questo contesto fa praticamente creare un nuovo serpente del mondo dal nulla, che sarà quello che, per motivazioni ancora ignote, tornerà indietro nel tempo. Tempo a Midgard. Ma allora l'attuale serpente del mondo che fine fa? Sarebbe bello poter rispondere a questa domanda se non fosse, che guarda caso, non sapremo più nulla riguardo del serpente del mondo attuale. Non avremo alcuna notizia di lui da qui in poi. L'unico motivo per cui il serpente del mondo affermerà di vedere un volto familiare in Loki durante uno dei loro incontri assieme a Kratos e Mimir sarà fondato solo e soltanto su questa scena e su nient'altro. Perché Loki Ormon Gunder non si vedranno mai più da qui sino al termine delle vicende, mai più pensare che Loki e Jormungander si fossero già visti nel futuro si è rivelato corretto, ma non ha alcuna importanza perché si tratta di pochi secondi in a qualsiasi aspetto di tutte le altre vicende che Jormungander ricordi di conoscere Atreus, non ha alcun significato. E del resto, questa scena non fa che contraddire quanto visto sul pannello di Jormungander, quantomeno le sue origini. Se ricordate, in EDDG 1 episodio 5 abbiamo avuto a che fare con il pannello Iotrana su Yormungander. In quel pannello si parlava di Jorbon Gander come figlio di Loki e di Anger Boda. Ora, presupponendo che le profezie possano essere metaforiche, a detta di Mimir, io vorrei far notare che questo è uno dei pochi casi, se non il solo, dove quanto vediamo deve essere preso in senso metaforico. Pensiamo ad esempio alla profezia di Loki. Tutto quello che è descritto sulla profezia si avvera con una precisione disarmante. O al pannello sotter, quel che è descritto non deve essere inteso in maniera metaforica, perché si è avverato. Ma pensiamo al pannello di Groa, dove, a parte la visione del Ragnarok, che dovrebbe essere fatta apposta in maniera erronea, ma ne riparleremo, in realtà ne abbiamo già parlato in un video sulle profezie, la vita e la morte di Groa sono descritte senza alcuna possibilità di errore. Ma pensiamo a e Renal o a Tamur. Insomma, in tutti gli altri casi sui pannelli non c'è motivo di interpretare niente, perché le profezie non sono metaforiche. Mettiamo caso che questo sia davvero il solo caso dove prendere quanto visto in maniera metaforica. E allora, anche da questo punto di vista, il pannello è sbagliato. Quello rappresentato dovrebbe indicare un rapporto stretto fra Ingabo e il serpente del mondo, lo stesso che ci sarebbe fra una madre e suo figlio, o quantomeno dovrebbe Indicare che Angreboda si è presa cura del serpente del mondo sin da piccolo, ma non è così. Angreboda non pone alcuna rilevanza al serpente del mondo nel corso dell'opera e ci renderemo conto di come ne parlerà dopo questo momento solo un'altra volta, per di più in maniera blanda. E poi basta! E attenzione, nessuno qui si lamenta del fatto che i due Jotnar non abbiano procreato e dato vita a Jormungander. Non è questo il problema, ma la risoluzione di uno dei misteri relativi al serpente del mondo in maniera tanto insoddisfacente, sul quale del resto non avremo mai più alcuna informazione di rilievo. Ogni mistero sollevato sulle origini di Jormungander nel corso di DDG1, il fascino conferito a questo personaggio che si presumeva essere pieno di segreti, il dilemma del viaggio del tempo, può essere riassunto e risolto in questa formula. Angerbode e Loki lo creano a caso, e poi viene gettato indietro nel tempo a caso, dove decide, sulla base di non sappiamo cosa, di aiutare Loki e Kratos. Ma la seconda parte ci arriveremo fra un bel po' di episodi. E del resto, mi permetto di osservare, se questo evento fosse stato importante per la vita di Loki, l'avrebbero inserito nella profezia di Loki, ma se controlliamo appare solo il primo incontro con Jormungandr nel Lago dei Nove, e non si parla del fatto che lo chi sia suo padre voglio anche aggiungere un piccolo extra in um, flusso di coscienza che non credo abbia molto senso editare perché è una speculazione penso futile davvero però ehm, mettiamo caso allora la scelta di chi No, dell'anima da inserire dentro il serpente, è stata totalmente casuale. Angboda non ha consigliato, non conosceva, eh, diciamo, le intenzioni di Loki sul chi mettere dentro il serpente, quindi la scelta di inserire l'anima di un determinato Jotnar che non conosceremo mai all'interno di questo serpente è stata randomica, anche pensando al fatto che dovesse essere per forza lui, perché il fatto eccetera eccetera. Ma di questo ci sarebbe un discorso estremamente più ampio da fare. Comunque la scelta è stata casuale. Ora, detto questo, noi dobbiamo credere, anche se non avevo mai probabilmente delle risposte da questo punto di vista, però noi dobbiamo credere che a questo punto tale individuo, lo Jotnar che è stato inserito dentro il corpo del serpente che diventerà in futuro il serpente del mondo, deve necessariamente o aver incontrato Tyr, e quindi una di queste due personalità o entrambe gli hanno detto cosa fare per aiutare Kratos. Consiglio, per capire esattamente cosa intendo, vi consiglio di recuperare il DDG 1 episodio 13 eh, e mi sa anche il 12, ma credo principalmente il 13, perché altrimenti questo serpente del mondo, cioè l'individuo che stava dentro, J dentro Jormungandr, non poteva sapere della runa nera, non poteva sapere dove andare a cercare, eh, insomma, ciò che era necessario per raggiungere Jotunheim. Cioè, sostanzialmente, noi dobbiamo chiedere che questo Jotnar abbia avuto qualche collegamento con Fey e con Tyr, d'accordo? Cioè, non... oppure, oppure che per pura casualità, per una cosa completamente randomica che poteva anche andare tranquillamente malissimo, hanno scelto Loki e Angreboda. hanno scelto esattamente un'anima che nel futuro, o se preferiamo nel passato, gli avrebbe aiutato Loki e Kratos ad arrivare a Jotunheim, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè quella scelta ha preso praticamente l'unica... Oh, forse tutti ne erano a conoscenza ma sembra un po' difficile da credere questa cosa perché comunque non, non penso che un segreto simile gli ottra l'avrebbero detto a tutti ci sarebbero state delle riserve questo poi ci sarebbe da fare delle altre precisazioni eccetera eccetera ma il punto è che qui cioè la scelta di Loki è importantissima perché nel futuro o nel passato questa scelta avrà delle ripercussioni enormi dato che se lui non sceglie una persona, uno Jotnar che sa già della luna nera, eccetera, eccetera, lui non troverà mai la luna nera, Jotunem, eccetera, eccetera. Quindi deve essere più probabile che abbia incontrato il Serpente del Bond e abbia incontrato Fei e Tyr, e quindi loro sapevano già cosa fare, però sostanzialmente questo non lo sapremo mai perché purtroppo non avremo mai delle risposte certe su questi aspetti, che sono tutt'altro che di poco conto. Perché se Loki avesse scelto un altro Jotnar, probabilmente. Quest'altro Yotra non avrebbe saputo niente rispetto a come trovare la runa nera, eccetera, eccetera, eccetera. E non di meno, anche se questa è una cosa di cui parleremo probabilmente verso il finale eh, di, di DG2. Hanno scelto anche un guerriero che era capace di affrontare Thor. Perché nel passato uh, Freya ci dice che Thor e gli si sono almeno una volta sfidati e Thor non è riuscito a batterlo. Quindi, sostanzialmente, è stata una scelta proprio di quelle che devi effettivamente dire doveva andare così. Però sarebbe stato bello, magari avere delle conferme che ha. Ah, in realtà aveva incontrato Fey, aveva incontrato Tyr, magari si è allenato, però, come dire, si potevano a questo punto creare un esercito di Jotnar capaci di affrontare Thor? Si poteva fare qualcosa del genere? Speculazioni che, ripeto, ritengo futili. Detto questo, possiamo veramente vedere strisciare via il serpente. E fine. Non c'è altro da dire sulla nascita di Jormungander. Con questa scena che ha aggiunto un numero di informazioni pari all'incontro più recente fra Loki e Jormungander, abbiamo concluso la discussione sul serpente del mondo. Almeno sino a quando, con la stessa eleganza e perizia delle ultime scene rappresentanti il serpente del mondo, capiremo come Jormungander abbia viaggiato nel tempo. O meglio, non lo capiremo affatto. Vediamo di andare brevemente avanti e capire quali sono le riflessioni di Loki su quanto appena avvenuto. Tutto qui. Dove sta andando? Ha funzionato. E Io non lo so. Tieni. Che fai, già rinunci? Sono responsabilità. Non è per questo. Per niente. Solo che... è meglio se le tieni tu. Loki... Ne sei certo. Chiamami Atreus. Ok, va detto. Questa reazione non ha alcun senso. Se è questo che fa abbassare la cresta ad Atreus finalmente, come il secondo viaggio degli Lymani fa, non si capisce esattamente che cosa abbia imparato Atreus da questo episodio. Le sue manie di protagonismo sarebbero dovute crollare quando ha avuto il ben servito da Freya, sarebbero dovute crollare quando Jormungander non gli ha praticamente svelato nulla di importante nel loro ultimo incontro, sarebbe dovuto crollare quando Tyr si è rifiutato di seguire la profezia. Questo momento ha insegnato quale lezione ad Atreus? Di non giocare con le anime degli Jotunner? Ma perché mai? Non ha nemmeno capito se ha funzionato o meno quanto fatto, e a quanto pare ci è riuscito, visto che il serpente è tornato dotato di una propria volontà. L'unica cosa negativa è stata non poter sapere con certezza la cosa. Non poter fare dei test magari, non poter parlare con il serpente appena tornato in vita ed è tutto qui il fallimento. Che non è neanche lontanamente un disastro, a dirla tutta. Atreus è riuscito a salvare i serpenti alla fine. Magari si è pentito di aver usato l'anima di uno Jotnar, ma ha appena dimostrato che sarebbe possibile riportare in vita questi animali, dare loro una seconda occasione. Di nuovo, dov'è il fallimento di Atreus qui? Non si percepisce, non, non si denota, almeno non rispetto a quanto accaduto sinora, come ricordato, con Frey e Tyr. A confronto, quanto appena accaduto rappresenta l'unico successo del giovane Jotnar. E rinunciare alle biglie dovrebbe dimostrare cosa non di meno: che Atreus ha imparato la lezione? O che adesso la profezia è cambiata? Non ha senso credere questa cosa, poiché la profezia non parlava di che ruolo avrebbero avuto le biglie. Atreus non veniva più raffigurato con una di esse, più o meno. Ovviamente mi riferisco alla morte di Kratos rappresentata, ma ne parleremo in futuro con più calma. Detto ciò. Non si capisce bene cosa se ne dovrebbe fare Ankerboda adesso delle biglie. Tutta la sua vita da attendere questo momento e Atreus preferisce riconsegnarle dopo appena qualche ora sulla base di un esperimento riuscito. Si può pensare che entrambi abbiano interpretato male la profezia e che la cosa fondamentale fosse l'incontro fra loro due, la cui realizzazione sarebbe stata legata proprio alla consegna delle biglie. Però Boda non appare sul resto della profezia, il che, come hai visto nello scorso episodio, non indica qualcosa di negativo ma forse indica che lei non ha altri ruoli da svolgere assieme ad Atreus. E' anche vero che quella era la profezia di Atreus e non di Angreboda, se esistesse una sua profezia, forse, non mostrerebbe questo incontro perché di poco conto, non abbiamo idea di cosa implicherà questo presunto cambiamento della profezia, ma molto probabilmente la risposta la conosciamo già ed è un bel niente. Lasciamo per adesso i nostri Jotnar in questa cantina e prepariamoci a capire nel prossimo episodio cosa accadrà quando Grilla scoprirà di quanto è successo in casa sua e soprattutto quale sarà la reazione di Kratos, visto che è suo figlio non accenna a tornare a casa di Sindri.